conoscere. Gli avevamo fatto una promessa qualche anno fa, adesso la stiamo mantenendo. Luigi Manucci è tornato con noi, lo lasciamo a Re dell'Africa, lo incontriamo con il futuro giorno dei Veneti. Esatto. Come è sempre possibile. Ora, prima di iniziare la visione pubblica, ripeto, credo che ci interesserà. Voglio farti una domanda standard, perché è piuttosto difficile per noi. Che cos'è per te? La domanda è molto difficile, ma io rispondo molto brevemente. Per me, rappresenta la possibilità di creare la vita dell'uomo, la sollecitazione verso forme di vita differenti o verso forme sociali. E quindi è una sollecitazione non soltanto della fantasia, ma direi proprio della cultura, della storia, della sociologia, della filosofia. E in questo senso la fantascienza ha avuto delle aperture straordinarie che mi hanno, come dicevo prima, anche incontro, mi hanno addirittura permesso di riaccostarmi a materie che quando ero ragazzo a scuola mi insegnavo. Quindi da un lato hanno riacceso il mio amore per la scienza, con una certa consapevolezza, dall'altro mi hanno dato la possibilità di interpretare il mondo in chiave filosofica, cosa che, lo ripeto per l'ultima volta, è una delle mie vocazioni naturali. Bene, abbiamo visto in questo film un mostro che Bono è proprio un mostro, anzi è il futuro abitatore della Terra. Non è strano questo fatto, film di fantascienza? No, fantascienza no, è strano che sia un film di fantascienza degli anni 50, in cui si è trovato soltanto i mostri e gli altri interstellari, soprattutto i mostri. E infatti questo mi ha affascinato e ho visto che questi film invece di vedere non sono forse più semplici, non sono più vedendo, mi ha affascinato la storia perché finalmente l'ho condotto e mi ha una volta di più confermato che io amo la fantascienza sociologica, in quanto il finale del film, che lo sento il film su molto consigliere personale, è uno spunto sociologico. L'umanità si distrugge e lì c'è questo futuro abitante della Terra che è probabilmente il risultato di una serie di mutazioni genetiche, ma anche di una serie di mutazioni storiche, perché l'uomo ovviamente non molto lontano dalla verità, ma dire che un breve altro che ha distrutto che sono necessario distruggerci dalla bomba atomica, abbiamo molti altri mezzi molto più difficili. Allora in generale. Questa volta vorrei anche lasciarti parlare. Allora no, chiedo questa fantascienza di tipo sociologico deve però partire necessariamente da basi reali, anche quella utopistica, perché un'autodistruzione dell'uomo, diciamo che è un problema. E ormai è documentata, c'è un famoso volume che tra l'altro l'inizio dello sviluppo fatto messo insieme da un centro di Roma in cui dà statisticamente le probabilità di sopravvivenza dell'umanità rispetto a quello che sta succedendo, sia per quello che riguarda l'esaurimento delle scorte energetiche, sia per quello che riguarda ovviamente la parte ecologica e la discussione che stiamo apportando. Ma la quasi, un tipo morto per professione di sì. Ecco, e questo libro di sviluppo è una serie di schede, una serie di diagrammi, quindi non c'è nulla da fare. Quindi è fondamentalmente umano.
chiamato, non c'è nulla di scientifico, di tanto scientifico, non c'è nulla di tanto scientifico, ma è semplicemente il risultato di una serie di osservazioni che ci danno non più di 30 o 40 anni di città per me. Suggerisce ad alta voce. John Brown, grazie, ci è stato suggerito dall'esterno. John Brown è un eccellente scienza. Perché quell'anno abbiamo conosciuto insieme a un altro straordinario scienza americano, dico bene, pronuncio giusto, e John Brown, che io conoscevo soltanto attraverso un racconto di due parole in inglese, lessi poi direttamente dopo questo greggio alta la testa, che è un libro straordinario, secondo me veramente straordinario, che sembra la proiezione letteraria e romanzesca del volume di cui parlavo prima, nel libro sviluppo, non è che la proiezione romanzesca della fine dell'umanità, semplicemente per fatti ecologici, insomma, il libro comincia. Anche tecnica, molti personaggi, spostamenti di azioni, spostamenti di paesi, di donne, di proclamazioni. Comincia con una gente, come si chiamerà tra poco, che deve andare in giro con una piccola maschera antigas, no? Per proteggersi, ovviamente, dai vapori d'aereo. Lui utilizza gli spostamenti così. E il nostro libro John Brown, quando proviamo a scalare, però ci ricordavamo il romanzo, cosa più importante. Questo libro è esercitato in modo straordinario, è uno dei rischi che tutti sappiamo benissimo che corriamo. La fantascienza ci sta mettendo in guardia da molto tempo, la fantascienza non è soltanto utopistica, ma è anche, direi, preveggente, no? Un po' come è, in un certo senso. In un mondo dove si tende a
escludere tutto quello che è pessimistico, tutto quello che è avanguardistico, per esempio che ha tanta strada, ancora cominciano a mancare attraverso, è chiaro che c'è una tendenza all'ottimismo, in quanto l'edificio di marxismo, l'idea che l'uomo faccia credere. Io purtroppo non sono in questo paese, non credo che una cosa proprio di un mondo, viene a girare intorno al marxismo da vent'anni, penso sia un elemento fondamentale, insieme alla psicanalisi, insieme a Copernico, cui l'umanità ha fondato la sua rivoluzione culturale degli ultimi 200-300 anni, uno degli elementi fondamentali con i quali giro intorno, ma che non riesco a trattare, non riesco a fare meno perché non credo che la storia ci porti a studiare. Sono sottilmente pessimista con gli studi di Novecento. Io vorrei solo, intanto che avevo proprio previsto di parlare di altri monometri, sì, sicuri vent'anni fa, nel famoso ventennio scorso, nel suo punto politico, naturalmente, vorrei appunto farti una domanda scontata, perché intanto la pensi a suo tempo, ma non si sapeva. Non sono ancora di un'altra. Ah, come Andromeda, tu mi hai detto che hai anche collaborato, in un certo senso come si può fare limitatamente, nel senso che lavorando con dei registi amici, in questo caso la differenza Italia, e cercando di ottenere il meglio, essendo io più esperto di lui, di problemi di fantascienza, che l'amando, non in particolare l'Andromeda tra i romanzi di poi, ma amando anche abbastanza di romanzi che già conoscevo, alcuni anni prima di farlo. E allora insieme abbiamo cercato di ricondurre qui sul piano della fantascienza quello che lui facilmente era diventato più un giallo che un romanzo di fantascienza, e ci siamo riusciti solo in parte, perché queste operazioni vanno fatte totalmente all'origine, facendole mentre si lavora riescono dei piccoli lavori. La trama gialla nel mio romanzo era totalmente inesistente, e secondo me avrebbe dovuto essere inesistente anche nella riduzione televisiva. Per un certo timore, direi una volta tanto scusabile da parte della RAI, da parte dell'ufficiale TV, che crede il pubblico poco interessato alla conoscenza, che crede il pubblico, che è un vastissimo pubblico, non dobbiamo dimenticare che non è il pubblico né del teatro e neanche del cinema, in un certo senso, che è già più selezionato e che già sceglie di andare al cinema, no? Quindi mi alzo, mi vesto, esco da casa e vado al cinema. Invece questa mostruosa macchinetta dalla quale adesso si sta guardando e che è in casa di ognuno, basta pigiare un bottone, quando si faceva così, adesso non si prende niente, si pigia solo un bottone, per cui uno subisce il programma, in questo momento, chi non vuole un po' spegnere, questo è un dato momento. Ma chi invece è leggermente incuriosito, dal mio esempio, da quel che dico, in qualche modo mi subisce, perché sono in casa sua, suo malgrado, mi può eliminare. Comunque ci sono, ma sono legato proprio a un filo elettrico. E invece al cinema, al teatro, devo scegliere io di andare. Questo crea una condizione diversa. Lo spettatore televisivo è uno spettatore che per sua natura subisce molto di più di chi sceglie di andare a una cosa di spettacolo. Allora, in questo senso, devo una volta tanto identificare certe cautele tra Rai TV, hanno voluto inserire questo filone giallo, questo filone di suspense, in una trama che per loro è un vasto pubblico. Cercare appunto di adeguare un po' a tutti i gusti uno sceneggiato che tra l'altro aveva il preciso compito di essere uno sceneggiato popolare, di evasione, infatti i popolari cercheranno poco. Questo non toglie che pur facendo, come io ho fatto spesso in televisione, dei romanzi di tipo popolare, di giallo, di fantascienza o di cose simili, si possono fare bene, si possono fare dando al pubblico un buon prodotto che non è ad alto livello culturale, ma che indubbiamente lo aiuta a creare una cultura per il futuro. Quindi convinto che la televisione vada fatta in modo abbastanza popolare. In questo momento mi contraddico perché so di non parlare in un modo totalmente semplice, almeno in alcune parti di discorso che ci viene dare in questa lingua. Io sono la leggenda racconta che ci deve essere un seguito. Siccome tu sai che esiste un seguito per poi tornare,
meno tempo. Però esistono, esiste questo seguito. Quindi io, visto il successo notevole che è arrivato a questo pubblico, proposi alla televisione di fare anche il seguito, ma come io potrei presentare una televisione una cosa. Mi piacere perché in realtà io devo andare, in un certo senso io riscatto, e adesso vi spiego come, il pubblico televisivo, i loro canti mi avevano battezzato per anni come il cattivo della pubblica. Io ho fatto tutte cose belle, ecco, canti in televisione, anche di tutto il livello culturale operario, ho fatto le fieste, ho fatto il cappello del prete, che sono molto appassionato, che è un ambito di apparenza popolare, ma che è un'indicazione di questo espiano anche quello, è la storia di un delitto, di una follia conseguente a un delitto. E queste due cose le ho fatte con Sandro Bosco. Però io credo, oltre alle cose importanti, che quando faccio televisione,